Ciao a tutti i tifosi, benvenuti nel mio canale. Oggi video particolare, diverso dal solito, ma vi assicuro che questi video ci saranno molto spesso sul canale. Voglio portarvi il Pro Club, perché è veramente una modalità che su YouTube non è molto seguita, ma secondo me è troppo divertente. Ho iniziato una collaborazione, lo dico adesso in maniera ufficiale sul mio canale, con i Viral DTF, una squadra di Pro Club che partecipa al campionato IPC Serie A1, quindi non un campionato qualunque, e l'FVPA, scusate, di Serie C2. Quindi bei campionati. Diciamo giocano 3 partite alla settimana, però in questo caso ne hanno giocate 2 perché ci stava un riposo. Vi porto 2 partite, cioè contro la Next Gaming e contro il Bario. E il Bario ha vinto anche l'Europa League, quindi partite molto belle. E ragazzi, dovete lasciare il massimo supporto sia per questi ragazzi e sia per me. Trovate ovviamente i link per seguire questa fantastica multigaming, questa fantastica squadra di Pro Club, in descrizione. E ragazzi, tanti mi piace, iscrivetevi al canale per prossimi highlights, di solito arrivano sempre nel fine settimana. E ragazzi, ci siamo? Partiamo? Che dite? Dai, forza con le 2 partite! Si comincia quindi subito la partita con un lancio per i nostri ragazzi. Ovviamente devo ancora imparare bene il nome di alcuni giocatori, però ci siamo. Qui subito la palla messa dentro e arriva il gol di Mario Gargiulo, che è il nostro bomber, ragazzi, un giocatore formidabile. Arriva subito l'1-0, lui che ha scritto Adriano dietro la maglia. Veramente un gol fenomenale, un po' un errore del portiere. Qui prova subito a chiudere la partita i nostri Viral DTF. Palla dentro, Gargiulo! Un gol pazzesco al volo, sempre lui, il super bomber, Mario Gargiulo! Mamma mia che giocatore, ragazzi, veramente ti fa salire l'adrenalina a 1000. Ma guardate che bomba che ha tirato, ragazzi, il portiere qui non poteva farci niente. Siamo 2-0 per i nostri DTF, Viral DTF. Qui subito la reazione del Bario. Vi ricordo che il Bario è una squadra che ha vinto l'Europa League lo scorso anno, o quest'anno, non ricordo bene. Attenzione qui alla punizione, occhio perché è sempre pericoloso il Bario. Ovviamente non ha fatto molto fino ad ora, però dobbiamo stare attenti. Guardate qui, serie di rimpalli, ma i nostri DTF riescono a liberare. Qui non ci sta il Bario, ragazzi, non ci sta. Ovviamente vuole accorciare le distanze. Attenzione qui, palla messa dentro e arriva il 2-1 facile di Examot. E ragazzi, qui c'è stato un piccolo fraintendimento, penso, fra terzino e difensore centrale, però ci sta. Qui ancora una volta il Bario cerca di reagire e arriva una punizione dal limite pericolosissima. Siamo al 68esimo. Attenzione perché sapete che da questi schemi può succedere di tutto. E qui subito si muovono tutti quanti i giocatori. Iniziamo a vedere cosa succede. Vi dico che è pericoloso. Vedete qui, ragazzi, gol bruttissimo. Cioè, potevano segnare in qualsiasi altro modo, ma così è veramente brutto. Serie di rimpalli e firma Guidone il 2-2. Qui il Bari ancora attacca con Piazza, che è un giocatore molto valido, secondo me. Mette una palla dentro, attenzione, riesce a chiudere la nostra difesa. E qui quindi il portiere può rinviare. Finisce il match, ragazzi, una partita molto combattuta. Diciamo che nel complesso magari meritava un po' più la nostra squadra. Però nel secondo tempo ci hanno messo abbastanza sotto e quindi ci può stare. Ora, ragazzi, passiamo alla seconda partita contro i Next Gaming. Guardate qui, subito lancio lunghissimo a cercare bomber Mario Gargiulo, ma non era Mario Gargiulo, ma la posizione è di offside. Qui attenzione ai Next Gaming che provano il sinistro, ma il nostro portiere Vito Milanista è molto abile. Qui azione stupenda e chi segna, ragazzi? Ditemelo voi, Mario Gargiulo, sempre lui. Una sentenza nell'area di rigore, riceve il cross e con il colpo di testa riesce a purgare il portiere avversario. Qui ancora un'azione, mamma mia, qui cercavamo subito il 2-0. E ragazzi, sembra strano, ma dopo questa bellissima azione
ripartenza dei Next Gaming e guardate qui che succede, arriva l'1-1. Peccato perché quando subisci questi gol, diciamo la squadra può sicuramente andare, non dico in bambola, però può avere il morale un pochettino basso. Ma vi preannuncio già che non sarà così, perché i nostri ragazzi sanno vincere, convincere e soprattutto reagire. Guardate che palla dentro, bellissimo l'assist, sempre per Mario Gargiulo, però qui il suo compagno di squadra gli ha dato una palla fenomenale e arriva il 2-1 subito, cioè subito proprio no, però passa un po' un 5 minuti e arriva il 2-1 e poi ragazzi arriva il 3-1, qui un po' fortunoso, dobbiamo ammetterlo, bisogna essere onesti. Però un gran bel gol, perché comunque l'hanno cercato, hanno voluto chiudere la partita i nostri ragazzi. Guardate, palla dentro, mannaggia voi che skippate i replay. Questa me la prenderò col nostro capitano. A parte gli scherzi, vinciamo la partita. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Voglio portare, come già detto, il Pro Club sul mio canale, perché veramente meritano questi ragazzi. Siamo una grande famiglia, mi hanno subito accolto al meglio. Io voglio ripagarli con una telecronaca di livello. Ciao ragazzi!